Bentornati fratelli di Tuberanza in un nuovo episodio su Budokai Tenkaichi 3. Questa volta è davvero l'ultima saga. Il suo nome è la saga alternativa. Amici miei, prima di iniziare voglio ringraziare tutti voi non solo per il pollicione all'insù, ma anche per il supporto che avete dato a questa serie. Adesso avviamo questa saga. Incontro immaginario, Goku contro Arale. Va bene, andiamo. Tu sei Arale? È proprio lei. Sono Arale. Goku, giochiamo un po' alla lotta. Tu vuoi giocare a lotta con Goku? Aspetta un attimo. Raga, non posso urlare, perché su questo pianerottolo ci sono dei ragazzi che stanno studiando. Io purtroppo lo so, devo lavorare e non poter urlare le Kamehameha eccetera eccetera è un po' un mezzo handicap per me, che sono abituato appunto ad urlare. Però devo moderarmi, almeno per oggi. Beccate sto mig. No raga, purtroppo le Kamehameha vanno urlate. Cioè, perlomeno non è obbligatorio, ma io voglio urlarle. Aspettate che carico la special, eh. Pure Arale ha caricato la sua special. Faccio la penetra su Arale. È un po' brutta come cosa da dire e da fare, però lasciamo stare. Vai, falla lo stesso Goku. 14.570, no bad. Aio. Col cavolo che te la faccio fare, Arale. Vai a nanna. Vai, abbiamo la stessa vita, raga, a sto punto. Purtroppo devo sfondarla in questo modo. Mi ha ridotto a vita rossa. No, è fortissima, raga. Cioè, c'è poco da dire, poco da fare. Quando un personaggio è forte, è forte. E si rifà pure sotto. E che gli faccio io a questa? Questa è una bestia. L'unica è se riesco a caricare. Contrattacco, raga. Qualcosa gli devo fare. Quasi morta. Vai, di nuovo contrattacco. Dai che la chiudiamo. Oh mio Dio, che culo, raga. Mi sento affaticato. No, momenti ci apre. Porca miseria. Comunque, sei forte per essere una femmina, Arale. In realtà è un robot, non è una femmina. Forse quando il nonno ha detto di essere gentile con le ragazze. Perché sta con la faccia così? Cos'è, una bambola gonfiabile, raga? Intendeva dire che siccome sono molto forti è meglio non farle arrabbiare. Esatto. Beh, lasciamo perdere. Non ci arrivo proprio. Bravo Goku. In questa saga abbiamo C16. Un androide. Allora, se non sbaglio, lui si chiama Otto e dovrebbe essere un altro androide. Ottone, allontanati, è troppo forte per te. Otto. Due volte 8 fa 16, deve essere più forte di me, ma devo proteggere Goku. Ah, che dolce. Quindi ragazzi, due androidi uno contro l'altro. Solo che C16 secondo me è molto più forte di 8. Ouch. Ouch, ouch. Ehi zio, sta buono, eh. Ti prendo a schiaffi, eh. E' qua, ciuffo rosso. A te dovevano chiamare Dexter, no C16. Ciuffo rosso. Torno subito alla carica. Au. Sì, altro? No? Aia, ha aumentato l'aura e anche l'attacco. Vai a morire ammazzato. Se ne va 8 e arriva Goku. Con Goku ragazzi la storia è un po' diversa, perché possiamo caricare per esempio le Kamehameha e mancare l'avversario. Ouch, ouch, ouch.
Eh no, no, lo picchiavo prima io però. No, 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 no. Prima di premere uno, raga, devo fargli un po' di attacchi seri. Che se no, non so chi arriverà dopo, ma se torna 8, non possiamo fargli praticamente niente. Vai, vai, Goku. Dobbiamo effettuare il penetra. Olè. Preso. Trapassato. E ne voglio fare un altro. Se ne va Goku e ritorna 8. Ora è il mio turno. Indietro, Goku. Ottone, mi dispiace. Credo di aver capito adesso. Non sembri una persona cattiva. Sono un androide mandato dal futuro in questa epoca per uno scopo specifico. Ovvero? Allora devo proteggere il mio amico, Goku. Contro la torre. Oh, le è sfondata la torre, regà, tanta roba. Hai ferito Goku. È una mossa, proviamola. Ho preso. Che sberle gli ho tirato. Premo uno. Odio combattere, ma non permetterò a nessuno di far del male al mio amico. Ottone, grazie. Provo anch'io le stesse cose. Quindi? Goku, amico. Cos'è? Goku. Il dottor Gero si è dedicato alla costruzione di nuovi androidi in grado di ucciderlo. Ah. Vorrei dire che devo finirlo a schiaffi, regà. Eccolo qua. Danni alla testa. Riparazione impossibile. Impossibile procedere con il combattimento. Ce l'hai fatta, Goku. Ti senti bene? Sì, sto bene. Ma... e lui? Stavo cercando di... Ottone, non è fantastico che esista al mondo qualcuno come lui? Cioè, quindi... non è un androide anche 8? Non ricordo. Non vorrei aver detto una cavolata, regà. Oltretutto non sembra essere tanto malvagio. Infatti non lo è. Sei incredibile. Sono una macchina, non una persona. Ma il mondo è pieno di misteri. Sì, ma ragazzi, tagliate? Cioè, basta parlare, fatemi andare avanti. Questo è il mio cuore. Non vedo l'ora di vedere di nuovo Goku. Ma... ma? Non parlare a rate. Il principe Vegeta. Noi Saiyan dovremmo governare l'universo. Con chi sta parlando? Dannazione. Stanno attaccando quando le truppe principali di Freezer sono lontane. Dovrebbe essere un servitore di Freezer, lui. E sta scappando, tra l'altro. Va bene. Fuochi del male? Che mossa è? Ah, quella che fa così. Ok, sì, me la ricordo. Perfetto. Hai veramente intenzione di attaccare Lord Freezer? Certo che sì. Lasciami vivere. What? Morto. Vediamo chi arriva. Dodoria. Sembra che tutta la feccia Saiyan si sia montata la testa. No, in realtà... vabbè, la testa non se l'è montata lui, è proprio così. Sei ancora qui.
E volevi. Aspetta che mi ricarico. Olè. Dove sei? Ah, eccoti. Arrivo Vegeta. Eh sì, Vegeta, arrivo Dodoria. La navicella l'abbiamo praticamente demolita. Freezer l'ha rotta Merao, a noi che ce ne frega. No, 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 no. No, no. Raga, mi ha preso dietro alla poltroncina. Boom. Vabbè. Vai, muori. Raga. Pentiti nell'aldilà per ciò che hai fatto. E adesso? Zarbon. In teoria Zarbon è stato introdotto su Xenoverse 2, ma non era presente in Xenoverse 1. Sta scelta non l'ho capita. Che succede? Aspetta, 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 posso premere uno, aspetta. Ma levati a scemo. Se ne va Vegeta. E questa chi è, mo? Io non me la ricordo sta tipa. Voleva farmi sbattere la testa per terra, ma siamo io nello spazio, non ha calcolato sta cosa. Raga, a sto punto mi faccio lanciare perché non gliela faccio più a premere i bottoni. Ok. Lady Saiyan isterica? LOL isterica. No, la devo provare assolutamente, raga. Dai, prendilo. Schiaffi, botte, maccatoni. Ciao. Se ne va questa. Bardak. Anche in questa saga. Non dovresti aver bisogno del mio aiuto. Scusa? Yare yare. Bene bene, un altro Saiyan maleducato. E avevo appena iniziato a divertirmi. Ok, si fa sul serio. Zitto, ora combatti contro di me. Oh, non puoi lanciare le palline prima che inizia il match. Schifoso Lazzaro. Vendicatore. Vai. Scappa l'infame. Vai Bardak, prendi. Mi stavo accanendo come un pitbull. Non ho ancora iniziato a fare sul serio. Non mi aspettavo sta scena in questa saga, Allora è tempo che impari che cos'è la vera paura. Si trasforma? Rospo Zarbon. È cambiato. Si è trasformato. Posso premere uno, ma... No, prima gli provo una special. Se permettete. No. Dai, 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 dai. Beccato. Se ne va Bardak. E torna questa, no. Combatterò anch'io, per forza, devi? Ma le donne Saiyan, raga, non fanno i piatti, non stirano, non puliscono. Ok. Secondo me questa adesso muore. No, raga. Devo scappare. Devo scappare da lei, assolutamente. Da lui, in realtà. Io sono la lei. Stavolta abbiamo avuto culissimo, raga. Se lo becco con la special, lo finisco. Oddio, ho trovato chiuso. Aspetta, 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 aspetta. Ok. No. Vai.
Oddio, forse l'abbiamo terminato, regà. Meno male, regà, mi stanno a sudare le mani. Non ci voglio credere. Basta. Dannato pervertito. Chi sei? No, questo non me lo ricordo minimamente, regà. Mecha Freezer? Prima che quel Super Saiyan ritorni sulla Terra. E cosa? Volevo fargli trovare una montagna di corpi come benvenuto. Aspetta un attimo, Super Saiyan. Allora, conosci Goku? Sì. E quindi? La paura ti ha danneggiato il cervello? Saremo noi sto mezzo demonio. Io non mi ricordo il nome però. Ah, regà, non gli tolgo niente. Che balle. Quindi devo scappare finché non mi fa cambiare personaggio. Se ne va Mecha Freezer. Arriva un suo servitore. A questo però gli posso fa male. Ok, adesso proviamo la sua special veramente. Oh, dai, su, tizio. E falla! Oh, mo ce li scoppio insieme, sti due joystick. Regà, non lo fa. Non l'ha fatto. Vai! Adesso! Vabbè, bravo. Ok. Cioè, sta mossa, regà, non solo noi la facciamo in una maniera Vai, falla! Oh, regà, ma si riprendono troppo velocemente sti tizi. Ripigliati mo. Potenziata. Che cavolo. 14.000. Una brutta fine. Però adesso chi arriva? Un altro. Ora pensiamo al prossimo. Andiamo. Che cosa? Io sono il prossimo. Allora deve essere proprio in gamba se è riuscito a sconfiggere uno dei nostri soldati. Chi è che parla? Beh, sono così annoiato che un diversivo è proprio quello che ci vuole. I miei occhi ardono rossi? Chi cavolo è? Vai! Di Akumite! Potenziato pure, bene. Io spero, regà, che questo qui sia l'ultimo soldato di Freezer che arrivi. Perché se no, sto qua fino a dopodomani e non mi va. Spam! Una brutta fine. Se la ride e se la gode. Adesso? No, un altro no, Che essere spregevole. Credo che mi occuperò di lui personalmente. Stupido. Gli esseri malvagi non possono nulla contro di me. Perché? Sono il demone giustiziere. Sono Akumen. Akumen si chiama. È vero. Ci sono anche i suoi vestiti su Xenoverse 2. Akumen. È vero. Regà, purtroppo non posso avere a mente 280.000 personaggi di Dragon Ball. Devo premere uno? Potrei pentirti nell'aldilà. Sono gli stolti. Solo gli stolti sfidano il grande e terribile Akumen. Questa è una versione demoniaca di Mr. Satan. Ho
Ok, una brutta fine. No, aspetta, non è finito? Mio figlio, rega, il papà di Freezer. Persino io rimango stupito dalla mia potenza. Questo dice cavolate e ride sempre. Hai detto che ti chiami Akumen? Sì. Mi piacerebbe sapere con quale arma hai sconfitto il mio caro Freezer. La vedrai presto, amico mio, la vedrai molto presto. Non mi servono armi per questa tecnica. Tecnica? Sì, il mio attacco finale, il raggio Akumite. Gonfia un cuore malvagio fino a farlo esplodere. Un cuore malvagio? Allora? Siamo immortali. Tuo figlio non aveva speranze. Non credo lui ne abbia. Questo è quello che troviamo sulla Terra. No, in realtà questo è un antipasto, amico mio. Allora ti ucciderò prima che tu possa usare quella tua stupida tecnica. Prima la mia arriva, sì. Tie. 21.000. Potrei pentirti nell'aldilà. Le stesse cose che ha detto Freezer le ridice anche al padre. E quindi, esatto, infatti, solo gli stolti, il grande terribile Akumen, e adesso gli fa la mossa. E gli toglie tipo 99999 one shot. Pum! Addio. Tutte le tacche che se ne vanno, guardate quante sono belle. Non tutti su questo mondo hanno un cuore malvagio. Come quel mostro Goku. Cosa sto facendo? Non c'è quasi più tempo. Mi sento come se stessi cambiando il corso della storia, ma... Beh, fa niente. Mi piace sto personaggio, regà. Mi piace. Brutto finale. Ah già, quello che dice pure sempre. Dunque, amici miei, anche la saga alternativa è terminata. E con questa possiamo dire di aver completato al 100% Budokai Tenkaichi 3. Ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno supportato e guardato questa serie. Siete veramente dei grandi. Adesso restate in attesa di una nuova serie, chissà su che cosa. Noi ci vediamo con il prossimo video, sempre solo qui su Tuberanza. Ciao!